Benvenuti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Ebbene, qualche settimana fa vi abbiamo parlato delle 15 auto più attese di questo 2019. Non mi ricordo chi tra me, Bart e Peppe l'abbia scelta, però oggi siamo già capaci di mostrarvela, abbiamo già la possibilità di mostrarvela. Sto parlando della nuovissima Kia Pro Ceed presentata l'anno scorso al Salone di Parigi. Ci troviamo presso il concessionario Kia Euromotor di Bari, che appunto ci ha dato la possibilità di mostrarvela in questo walk around. Cercheremo di essere il più approfonditi possibile perché è un'auto veramente interessante. È la versione shooting brake della media da città Ceed, diversa comunque dalla versione station wagon della stessa, e adesso ve la faremo vedere. Prima però non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche con il campanello per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video, e anche vi consiglio di dare un'occhiata ai nostri nuovi profili Facebook e Instagram con dei contenuti tutti nuovi. La parte secondo me che colpisce molto a primo impatto, a parte la linea laterale che vi farò vedere tra un minuto, è quella del frontale, dove si trova la mascherina della griglia Tiger Nose già vista su altri modelli della casa, con doppia colorazione, gloss black che ritroveremo in altri punti, e questa superficie di questa cornice di alluminio spazzolato. Il gloss black lo ritroviamo subito sotto nella parte inferiore e anche nella parte che va verso il lato dell'auto. Molto interessante il design nuovo dei fanali LED, che riprende quello della sorella minore Ceed e collega il frontale con questa parte qui, con questa appendice, alla parte laterale che ora vi mostrerò. Innanzitutto ci sono dei cerchi bicolore grigio e grigio scuro da 18 pollici, però ragazzi, sinceramente ciò che colpisce soprattutto della parte laterale è proprio la linea, il design tipico da shooting brake, che partendo dalla parte del montante anteriore con la calotta dello specchietto sempre in gloss black, presenta tutta quanta una cornice di alluminio spazzolato che scende ripidamente verso il posteriore con la pinna quasi di uno squalo. Nella parte inferiore ci sono minigonne, anche quelle in nero lucido, in gloss black, e appunto scendendo riprende il design tipico del shooting brake, con uno spoiler diviso tra bianco e nero lucido e una discesa molto aerodinamica. Un design visto anche su molte europee, più costose e meno costose, lasciamo decidere a voi, però i riferimenti sono piuttosto palesi e molto interessanti, perché è un'auto davvero interessante. E nella parte posteriore, un altro riferimento, ci sono fari che ricordano il family feeling della casa coreana, con una fascia LED che li unisce per tutta la superficie. Nella parte bassa ci sono i finti terminali in alluminio e tutta quanta un'altra parte sempre in nero lucido. Prima di andare a vedere gli interni, vi faccio dare uno sguardo al bagagliaio. Ce l'ho fatta. Ovviamente apertura e chiusura elettroattuata. Il bagagliaio, che ha una capacità di carico di 594 litri. Qui c'è la copertura. Vediamo se c'è. Ci sono dei doppi fondi, più che altro con delle zone in cui si può mettere qualche, diciamo, accessorio, tipo il kit di gonfiaggio dei pneumatici. Chiusura anche questa, come vi ho detto, elettroattuata. E credo ci sia anche la possibilità, come per l'apertura keyless delle portiere, di avere l'apertura keyless del bagagliaio, ossia nel momento in cui ci si avvicina semplicemente. In Kia, ragazzi, sono avanti. Molte case hanno presentato la possibilità di aprire il portabagagli passando il piede sotto al portabagagli. Questa ha la possibilità direttamente con il keyless. Il portabagagli e l'auto in generale, con dei sensori, rilevano la presenza nelle vicinanze, nelle immediate vicinanze, della chiave dell'auto e fanno aprire elettronicamente e automaticamente il portabagagli. Adesso però direi che è il momento di andare a vedere gli interni della Pro Ceed. Wow, incredibile ragazzi, non ho toccato con la testa. Questo è un punto molto a favore. Nel frattempo il sedile si sta regolando elettronicamente sulla mia posizione, che ho settato prima ovviamente, la mia posizione di guida.
E dicevo, sono entrato miracolosamente senza toccare, perché comunque è un'auto piuttosto bassa. Le dimensioni non ve le ho dette, ve le dico adesso: lunga 4,60 m, alta 1,42 m, quindi circa 4 cm più bassa rispetto alla Seed Station Wagon classica, e scusatemi, larga 1,80 m. All'interno queste dimensioni secondo me la rendono confortevole, nonostante sia comunque una shooting brake decisamente compatta, e qui sono subito accolto dagli interni, che mi ricordano in particolare uno dei modelli che avevo guidato grazie a Chiero Motor Bari in passato. Link ve lo lascio qui su. Abbiamo fatto un test drive con la Stinger GT Line, oltre ad aver guidato la GT da 370 cavalli, che è un mostro. Mi ricordano molto quegli interni, anche quelli della Stonic, ma in generale il family feeling e il design classico degli interni delle moderne Kia c'è tutto, ed è un punto molto positivo perché li trovo personalmente molto funzionali. Innanzitutto il volante, fondo piatto e logo GT Line, perché questa è in allestimento, l'avete visto dalle superfici in nero lucido e sportive con i terminali, è una GT Line appunto, quindi fondo piatto, pelle e alluminio che si trova anche nei pad molto ergonomici dietro il volante, e vari pulsanti dedicati alla connettività, al telefono, ma anche alle impostazioni di guida, quali cruise control adattivo, limitatore e quant'altro. I pedal sono per controllare ovviamente il cambio, che è un cambio automatico a 7 rapporti, un DCT in doppia frizione, disponibile anche un cambio ovviamente manuale a 6 rapporti. Fra un po' vi dico le motorizzazioni, per adesso vi mostro la parte dedicata al guidatore dietro il volante, con due quadranti circolari, uno dedicato sulla sinistra al contagiri e l'altro, quindi con anche la temperatura dell'acqua, e l'altro dedicato alla, al tachimetro con fondo scala 240 km/h, e il TFT al centro, sempre dedicato al guidatore. Questa qui è la versione turbo diesel 1.6 da 136 cavalli, però ci sono anche motorizzazioni turbo benzina da 140, e quella più pompata, quella che sicuramente noi preferiamo e speriamo di guidare in futuro, quindi restate connessi sul nostro canale, la GT da 204 cavalli. Immaginate quest'auto con un design sportivo simile a questo e con 204 cavalli benzina. Per fortuna esistono ancora motorizzazioni del genere. In generale io sono ben avvolto dai sedili, con i fianchetti e la seduta comoda, regolazioni elettroniche. Bello il design perché sì, ha il tessuto con delle belle cuciture, ma anche tutta quanta la parte dei fianchetti in pelle bianca e il logo che campeggia GT Line in nero. Nella parte centrale, classica zona con i pulsanti dedicati all'aria condizionata. Qui c'è con giochi di alluminio gloss black la parte per il sensore di parcheggio, il tasto dello sport mode e del cambio del selettore delle marce del cambio automatico. Ma qui al centro c'è uno schermo dell'infotainment da 8 pollici. Ora vediamo, ve lo mostro. Ecco, ora si accenderà. Logo Kia innanzitutto. Non starò a farvi un focus sull'infotainment perché come al solito lì ci penserà quel nerd di Bart. Confermiamo. Classico schermo Kia con il layout e i menu disponibili, quindi dedicati alle varie impostazioni, alla navigazione, connettività di ultima generazione, quindi con Android Auto ed Apple CarPlay, radio, telefono, varie informazioni dell'auto. Diamo uno sguardo se è disponibile il navigatore. La mappa doveva... credo di averla trovata... ok, vabbè, bisogna attendere. Perfetto. Ok. Sembra comunque piuttosto buono come sensibilità lo schermo touch. Però andando avanti, ripeto, non vi voglio troppo scocciare con lo schermo dell'infotainment. Qui c'è un pozzetto dedicato a tutto quanto, tutte le vostre necessità, diciamo. E in basso due portabicchieri. L'auto, tra l'altro, molto, un punto molto piacevole dal punto di vista estetico, che in batteria scarica. Magari lo spengo. E invece lo sto accendendo. Piccolo fuori onda. Grazie del jingle. Adesso però è arrivato il momento di farvi vedere, purtroppo, spero non sia troppo arduo per la ProSeed, il test dell'abitabilità posteriore, perché per la mia altezza di 1,80, lasciando il sedile nella mia posizione di guida, devo farvi vedere un test onesto sulla capacità dei sedili posteriori. Ok, allora, mi sono dovuto abbassare un po', ma questa è una shooting brake, direi che è piuttosto normale.
lo spazio per le mie gambe è la prima cosa che noto, avendo lasciato il sedile nella mia posizione. Purtroppo le mie gambe vanno a toccare, però ragazzi, forse sono io che ho un'altezza anormale. E ciò che è normale è l'abitabilità posteriore, perché come già detto questo è una shooting brake. Nota positiva però è il fatto che ho abbastanza spazio per la mia testa, nonostante il tetto già inizi a scendere verso la zona del portabagagli. Quindi tutto sommato, diciamo che se bisogna andare in giro con quest'auto faremmo guidare Enzo, senza offesa Enzo, però è così, per stare più comodi dietro. Ma in generale la seduta è abbastanza comoda, lo schienale anche. Penso ci sia la possibilità di portare una quinta persona nell'abitacolo facendola sedere al centro. Magari non starà troppo comoda perché l'auto ha delle dimensioni compatte, però sarà comunque possibile viaggiare. Il tunnel qui sul pavimento è leggermente rialzato, ma non troppo tale da risultare fastidioso. E qui c'è una zona dedicata alle bocchette per l'aria condizionata per i passeggeri. Per il resto gli interni sono semplici ed eleganti, anche nella parte posteriore, sempre con dettagli in pelle bianca sui fianchetti e in punture di tessuto nel resto delle sedute. È una macchina molto interessante. Un dettaglio che vi devo assolutamente dire, che non vi ho detto prima, è che arriveranno presto, non so ancora quando precisamente, motorizzazioni ibride, mild hybrid o plug-in hybrid. Se non sapete cosa sono, vi faremo magari un video focus su questo tipo di motorizzazioni, però Kia va sempre più verso il futuro, rappresentando tuttora un futuro che fino a qualche anno fa sembrava raggiungibile solo da case magari più blasonate con prezzi molto più alti. A proposito di prezzi, tra l'altro la Proceed parte da 29.000 euro, questa è la presenta la motorizzazione 1.6 turbo diesel da 136 cavalli e in allestimento GT Line arriva circa a 31.250 euro. Però tutto sommato il prezzo non sembra per niente alto rispetto a quella che è l'auto in sé, ed è un'auto veramente interessante. Fatemi sapere quelli che sono i vostri pensieri riguardo alla Kia Proceed qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere con un like e condividendolo. Qui sullo schermo trovate i nostri social, Facebook e Instagram, vi consiglio di andarli a vedere e soprattutto di iscrivervi al nostro canale di WeDrive attivando il campanellino per ricevere le notifiche, per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video e eventualmente, speriamo, un test drive con questa Kia Proceed. Ci vediamo al prossimo video.